Mi chiamo Elisabetta Loizzi, sono qui in Moldavia all'ultimo viaggio, praticamente ho messo i definitivi e mi sono trovata benissimo, considerando che ero un po' fobica dei dentisti e non ci sono mai stata in Italia. Mi rifiutavo di andare in Italia dal dentista perché ho avuto purtroppo delle brutte esperienze, lo devo dire. Non l'ho fatto in Italia perché già, come già avrete capito, sinceramente non ho riscontrato nessuno che mi potesse aiutare, quindi non avevo fiducia. Non ho proprio iniziato, guardate. Penso, cioè, non ho, tanti altri hanno fatto i lavori, sono trovati, ma io proprio non ho proprio iniziato, perché proprio non ho fiducia, in quello che mi avevano prospettato in Italia. Invece qui pensa che sono venuta anche da sola, dell'ultimo viaggio, per i definitivi, 10 giorni. Sono partita da sola, cioè questo è tutto dire. E quindi mi sono fatta convincere da 4 amici che erano venuti già qui e avevano risolto molto bene le loro situazioni. E niente, mi sono fatta convincere e sono venuta. E mi sono trovata benissimo con tutti i dottori, ne ho cambiati anche di protesisti. Diciamo che gli step sono stati abbastanza lunghi per me, per il mio caso che è stato abbastanza complicato. Però si è risolto, come vedete, in modo eccellente. Va bene? E quindi voglio ringraziare soprattutto il dottor Palmas e poi i miei dottori, il chirurgo Andrei, il protesista Basile, che mi ha seguito anche in questo ultimo viaggio, e poi il protesista anche Andrei è stato molto bravo. Tutti, tutti, nessuno escluso. Mi sono trovata benissimo anche con la logistica. Le ragazze sono meravigliose, tutte, a partire da Iana, Inga, che sicuramente conoscete tutte perché sono molto presenti sempre. Mi hanno aiutato anche molto fuori dalla clinica a fare delle escursioni, ho fatto delle cose estetiche, mi hanno aiutato e sì. Insomma, mi sono trovata benissimo, la consiglio a tutti, consiglio a chi, soprattutto poi a chi ha paura ed è fobico come me. La prima volta pure abbiamo fatto escursione in gita, sì, abbiamo fatto le gite. Purtroppo in questo periodo, causa pandemia, è tutto un po' fermo. Spero che riprenderete presto, a fare queste gite che erano fantastiche. Ma dove? Siamo stati in parecchi posti, la prima volta, insomma, 2 anni fa, adesso i nomi non mi ricordo bene, comunque abbiamo girato le cantine sono meravigliose, siamo stati alle cantine, nevicava quel giorno, perciò figuratevi. Mangiato benissimo, io poi adoro le zuppe, qui tante tante zuppe si fanno, di tutti i tipi, con la carne, io mi sono trovata bene dappertutto a mangiare. Sì, gli appartamenti mi sono piaciuti molto, soprattutto l'ultimo. Stando da sola era più vicino alla clinica, anzi, ero proprio dentro la clinica, quindi proprio perché ero da sola, quindi mi hanno dato qui in clinica. Sì, tutto comodo, c'è tutto per mangiare anche, si può anche cucinare tranquillamente, ci sono tutte le vettovaglie, c'è tutto, c'è la televisione, internet. Tranquilli, c'è tutto. Con il dottor Palmas abbiamo fatto delle lezioni di igiene e anche altri tipi di lezioni, sono sempre molto interessanti. Quindi venite, quando venite, c'è la lezione, partecipate perché sono veramente interessanti. Grazie a voi, grazie anche ai fotografi, tutti.